Cari quadisti, ed ecco vediamo alle verifiche tecniche per darvi un'idea di che cosa voglia dire e quale sia la serietà dei commissari tecnici per la verifica della validità dei mezzi in campionato italiano. Vediamo il commissario tecnico per la verifica dei mezzi, che è una persona che segue da anni, che sta controllando al pieno i mezzi, in questo caso il mezzo di Cristiano Volpi, e sta dando le indicazioni al team eventualmente per le modifiche che lui richiede, importanti per la prossima gara, addirittura devono essere eseguite per questa gara. Sta chiedendo delucidazioni sulla parte protettiva del paracatena posteriore e della slitta inferiore, che deve proteggere la carena. E come vediamo il team di Cristiano Volpi ha utilizzato, al posto della slitta posteriore, ha utilizzato un nuovo tipo di paracatena, che è un disco più alto della catena che funge girando da paracatena. E il commissario ha chiesto spiegazioni se ciò fosse chiesto spiegazione sull'attrezzo, perché il regolamento non è ovviamente ancora stato implementato per questo nuovo tipo di protezione, e quindi è una decisione che spetta puramente al commissario l'accettazione di questa innovazione per la protezione della carena. Spettacolare commissario tecnico, 30 anni di esperienza nel mondo delle gare e del cross. Veramente non dobbiamo vedere i commissari tecnici solo come un qualcosa che dice sempre no, ma lo dobbiamo vedere come un esperto tecnico che spesso aiuta anche il team e che tendono a far rispettare il regolamento e soprattutto a permettere uno svolgimento regolare della competizione senza alcun pericolo latente per i partecipanti. Quindi un mezzo che non abbia le condizioni per entrare in pista, un silenziatore non ben fissato o una regolamentazione di sicurezza non perfetta, viene comunque segnalata e dal commissario viene richiesta al team la messa a punto del mezzo per l'entrata in pista. Vediamo a questo punto la fonometrica, il commissario della fonometrica che dà indicazione ai piloti. Ricordiamo che quest'anno c'è la rilevazione della prova fonometrica, che non deve passare, mi sembra, i 115 decibel, ma con il mezzo al limitatore, cioè non con dei giri fissati, ma semplicemente con il mezzo al limitatore dei giri. Vediamo, questo era il mezzo di Donati, onda Tincozzi, un'altra onda Tincozzi che passa alla verifica. Ecco il commissario. Non sappiamo se Donati è passato, se è stata richiesta un inserimento superiore di lana di vetro all'interno del silenziatore di Donati. Comunque, signori, questa è per darvi un'idea di quale sia la professionalità e la concretezza sia delle federazioni sia degli organizzatori per quanto riguarda il campionato italiano. Ok, tira al massimo, entrata limitatore e verifica del limite del rientro del 115 decibel. Donati, tutto a posto? Un saluto dal grande Donati, che ha detto di signori Donati full gas per domani nella categoria Quick Squad. Signori, il nostro commissario tecnico. Commissario, un saluto. Per fare un saluto serio o professionale? Professionale, come sempre siamo venuti per dare un'idea di quella che è la serietà della federazione, della vostra parte di commissari per la verifica delle condizioni di sicurezza, e ci sembra che in questi anni stiate svolgendo un lavoro sempre migliore. Com'è dura, commissario, con questo caldo? Noi siamo abituati a ben altro, soffriamo con gioia a queste fatiche, perché ci è anche un divertimento. Commissario, è una persona fantastica, la lasciamo ai suoi impegni, e un grazie ancora per tutto quanto per il campionato italiano. Un saluto.